Grande festa davanti al Duomo di Pergola con gli stand e le bandiere gialle in occasione della 69esima giornata del ringraziamento. Questo momento, festeggiato da Coldiretti in tutta Italia dal 1951, è promosso dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, per rendere grazie del lavoro appena terminato nei campi e per chiedere la benedizione sulla futura nuova annata. Domenica scorsa più di 20 trattori, 400 intervenuti tra cittadini ed agricoltori, hanno partecipato prima al mercato di Campagna Amica con la vendita diretta dal campo alla tavola delle eccellenze agroalimentari del territorio provinciale e poi alla Santa Messa presieduta dal vescovo Armando Trasarti insieme al parroco Don Filippo Fradelloni. Durante l'offertorio, i contadini ed allevatori hanno apportato all'altare una ventina di cesti con prodotti tipici della terra e poi messi a disposizione dalla parrocchia per quelle persone più bisognose nel comune pergolese. Valorizzare il tema della campagna, della custodia della campagna, della tutela e soprattutto di quanti ci mettono testa, cuore e mani. Soprattutto superare il pregiudizio del contadino rozzo, il contadino che c'ha testa, che c'ha imprenditoria, che sa coordinarsi, sa anche collaborare per fare forza insieme. E poi terzo, richiamare un po' il tema della terra, la madre terra, mai scordarci che siamo figli della madre terra, e invitando anche a curare la responsabilità verso i prodotti buoni, i prodotti di qualità, per una vita sana e positiva. A conclusione della celebrazione eucaristica, il vescovo ha poi benedetto tutti i mezzi agricoli che hanno sostato lungo il centro storico di Pergola fino all'ingresso del Duomo. La fine dell'annata agraria, il ringraziamento per ciò che abbiamo ricevuto grazie al Signore, ma di fatto è anche un'annata di bilancio e anche di progetti per il futuro. È chiaro che è un momento difficile per l'agricoltura, ma un momento difficile economico per l'Italia, ma dove mettiamo tanti valori. Il valore che mette l'agricoltura è quello di fatto del presidio del territorio, delle tante aziende giovani che sono sul territorio in maniera innovativa, che si mettono in gioco per cercare di rilanciare il settore e di non abbandonare i piccoli borghi, le comunità, come senso di presidio per la manutenzione anche del terreno, del suolo e quindi per evitare anche dissesti idrogeologici. Sono tutti valori che dal punto di vista morale, oltre che imprenditoriale, rimettiamo al centro dell'attenzione pubblica in questa giornata.